Avevo promesso a me stesso che non avrei mai più fatto video in casa, perché su un canale di outdoor i video in casa non hanno alcun senso. Ma poi non sono attrezzato, non ho le luci adatte, non ho il set, le riprese vengono sempre uno schifo. E in fin dei conti dentro casa che si può fare? Giusto le chiacchiere. E non è che l'idea mi esalti moltissimo, preferisco portare delle esperienze sul campo. Tuttavia, a mali estremi, estremi rimedi. Siamo di nuovo in zona rossa fino a Pasqua, non si può uscire. Voi mi chiedete di caricare video. Il tempo, a dire la verità, non manca e quindi facciamo questo video in casa. Ho pensato di farvi vedere nel dettaglio tutto l'equipaggiamento che utilizzo nei miei trekking invernali, equipaggiamento che mi avete visto portare nella mia ultima uscita sulla neve, che è quella che vi ho raccontato nel video precedente a questo. Se ve lo siete perso, ovviamente andatelo a recuperare, ma non ora, ve lo metto sulla schermata finale. Mi arrivano un sacco di domande sull'equipaggiamento, quindi cercherò con questo video di darvi un'idea di massima di quali sono gli oggetti che si mettono all'interno di uno zaino per un trekking invernale. Tenete sempre presente che io non sto qui a fare il maestro, io faccio del semplice intrattenimento. Quello che vi farò vedere è il mio equipaggiamento, che va bene per me e non è detto che vada bene anche per voi. Non pensate che il top di gamma basti a tenervi fuori dai guai o a salvarvi la pelle in caso di imprevisto, perché l'equipaggiamento va saputo usare e qui subentrano l'abilità e l'esperienza. Le attività outdoor, specialmente in condizioni di freddo estremo, non sono uno scherzo e vanno affrontate con la dovuta preparazione. Vi ricordo due cose importanti. Prima cosa, di seguirmi su Instagram perché è il social che utilizzo per interagire con voi in maniera più immediata, per rispondere alle vostre domande, per coinvolgervi nei miei progetti e in generale per mettervi al corrente di tutte le novità, anche di quelle riguardanti questo canale. Seconda cosa importante, vi ricordo che trovate, i link di tutto il mio equipaggiamento nella descrizione sotto a ciascun video, insieme a tutte le informazioni più importanti. Venendo all'equipaggiamento, cominciamo con il comparto notte e cominciamo male, perché purtroppo non ho qui con me il tarp che ho utilizzato nell'ultima uscita, perché mi è stato sottratto, è stato preso in prestito, poi penso che prossimamente scoprirete da chi. Comunque si tratta del tarp della Unigear, che ho già mostrato nel dettaglio su un video su Instagram, quindi se ve lo siete perso andate a recuperarvi quel video, lo trovate nel mio feed. Materassino Thermarest Neo Air. Si tratta di un gonfiabile con valore di R pari a 3,2. Da quando l'ho comprato, 2 anni or sono, utilizzo sempre questo perché isola bene ed è molto compatto e leggero, pesa solamente 360 grammi. Se fa molto freddo, tipo la scorsa volta, integro con un CCF, ossia il classico stuoino in schiuma degli Scout, per un ulteriore isolamento. Sacco a pelo in piuma d'oca Paniam 600 di Cumulus, lo vedete alle mie spalle, con temperatura comfort di meno 6 gradi. Anche questo ce l'ho da 2 anni, l'ho comprato insieme al materassino ed è il mio sacco a pelo definitivo per i pernottamenti invernali. Da chiuso è veramente molto compatto e pesa poco meno di 1 chilo. Si tratta, uno e due, di elementi molto performanti, molto leggeri, molto compatti e nello stesso tempo molto isolanti, quindi molto costosi. Ho deciso di spendere per materassino e sacco a pelo per diversi motivi. Primo, perché quando ci si trova all'aperto d'inverno la maggior fonte di pericolo è il freddo e quindi gli elementi deputati a proteggermi dal freddo li voglio performanti. Secondo, non essendo io un colosso, non riesco proprio fisicamente a trasportare zaini troppo ingombranti e troppo pesanti, quindi mi serviva un comparto notte che fosse molto leggero. Terzo, non mi interessa cambiare sacco a pelo e materassino ogni anno. Questi sono elementi sui quali per me si spende una volta sola, quindi ho comprato il top, nell'ottica di tenerlo poi per tutta la vita. Considerate che i sacchi a pelo della Cumulus hanno una garanzia di 10 anni. Rimanendo sul comparto notte, torcia frontale di H30 di True Night. Ho una collaborazione continua con True Night, mi hanno inviato diverse torce, ma questa qui
Essendo una frontale, è quella che utilizzo maggiormente perché è più comoda nelle attività di campeggio essenziale. Quello che mi piace di questa lampada frontale è che ha una batteria bella grossa, quindi se utilizzata con astuzia può durare veramente tanto. D'altra parte, se avete bisogno di tanta luce perché vi trovate in una situazione di emergenza o perché magari avete sentito degli strani rumori nelle vicinanze del vostro campo e volete verificare di cosa si tratta, può arrivare a sviluppare più di 3000 lumen, mi sembra 3300, comunque una luce sufficiente ad illuminare fino a 150 metri di distanza. Cuscino gonfiabile semplicissimo della Quechua. Sedile barra poggiapiedi in schiuma, questo per evitare di congelarmi il sedere o i piedi quando mi cambio prima di andare a dormire, e bandana tubolare per coprire naso e bocca, che sono quelle parti che rimangono fuori dal sacco a pelo. Telo pavimento della Gear Top, questo mi piace tantissimo perché ha un peso e un ingombro praticamente trascurabili. Lo mettete nello zaino, ve lo dimenticate, ma nello stesso tempo è utile per tantissime cose. Io lo utilizzo per poggiarci sopra dei materiali affinché non si bagnino, per coprire lo zaino, l'equipaggiamento, o semplicemente come telo pavimento. Questo è un dunque 90 per 210. Sì, 90x210, e quindi c'entra una persona sdraiata sopra. Ultimo elemento del comparto notte è questo scaldino power bank da 5200 mAh. Settato a 2/3 della potenza, sviluppa un discreto calore e dura per 5 o 6 ore. Lo metto nel sacco a pelo quando fa veramente molto freddo. Veniamo ora a quegli elementi del mio equipaggiamento che utilizzo durante il giorno. Questa pouch qui contiene un kit per il primo soccorso e la gestione delle emergenze. Come vedete è bella corposa, non mi metto a sviscerare tutto il contenuto perché altrimenti facciamo notte. Comunque sappiate che qui dentro non c'è nulla di particolare, semplicemente tutti quegli elementi di primo soccorso che consentono di curare piccole ferite, una coperta di emergenza, un piccolo coltellino chiudibile, dispositivi per segnalare la mia presenza ai soccorritori in caso di emergenza, un accendino Bic con un piccolo kit fuoco, insomma tutti gli elementi più basilari che esistano per quanto riguarda il primo soccorso e la gestione delle emergenze. Guanti da lavoro Mechanics Utility, questi ce l'ho da anni, li ho rammendati non si sa quante volte, mi sa che è ora di cambiarli. Seghetto chiudibile Bagola Plunder con fodero Prometheus Bushcraft Equipment, che mi ha regalato Andrea Papini. Coltello Termite by Neanderthart, questo è un coltello costosissimo in acciaio ZWR, un acciaio spaziale. Io ho la fortuna di collaborare con Dario Trifelli, che ogni tanto mi mette a disposizione qualche pezzo per farmelo provare. Devo dire che la differenza con i coltelli economici si vede tutta. Di questo qui mi hanno stupito in particolare le doti di taglio e l'incredibile tenuta del filo. Già che parliamo di attrezzi, ci butto dentro anche la pala da neve Arva, una trentina di euro da Decathlon, è leggera, robusta e smontabile. Siamo arrivati alla sezione alimentazione e cucina. Cominciamo dalle borracce, una Nalgene da 1 litro che mi hanno mandato da Cumulus insieme al sacco a pelo nuovo che spero di mostrarvi il prima possibile. Il thermos degli amici di TunoTu, questo ve ne ho già parlato ampiamente nel video precedente, d'inverno assolutamente indispensabile. Fornello a pirolisi solo stove per scaldare l'acqua e per sciogliere la neve, questo ce l'ho da anni, ogni volta ci litigo, però poi dopo facciamo pace. Tazza Kate in lega di titanio, due buste di Tactical Footpack. Se mi seguite sapete che queste qua le utilizzo spesso perché sono di una comodità estrema e sono anche buone.
E ovviamente la forchettina per mangiarsele. Questo qua è. Non mi sa che è una trappola. Eccola. Forchettina. Cioè, in realtà è forchetta e cucchiaio insieme. Ripiegabile. In plastica. Direi che siamo a posto. È rimasto fuori giusto qualche oggetto non particolarmente degno di nota, il comparto video ve lo risparmio, vabbè, power bank dell'Autexe che utilizzo per far risuscitare al mattino le batterie delle videocamere, una pelle di capra che utilizzo per sedermi vicino al fuoco. E che ci manca? Qualcuno mi ha chiesto del vestiario, non ve lo faccio vedere perché sono cose veramente normalissime, prese da Decathlon, nulla di particolare. L'unica cosa che vorrei farvi vedere è questo poncho in lana, ma un filo, vediamo un po'. È un poncho 100% lana col cappuccio. Vabbè, fate conto che me lo sono filato bene. Questo lo utilizzo la sera per stare vicino al fuoco, perché la lana, come sapete, non teme le scintille e mi piace perché è avvolgente, è come avere addosso una coperta, quindi mi dà una sensazione di calore. Tutta questa sfilza di cose trova posto all'interno del mio nuovo zaino da 50 litri che mi ha mandato la Mountain Top. Anche di questo ne ho già parlato su Instagram, ma penso che tornerò a parlarne in un prossimo video perché è uno zaino veramente interessante. Ragazzi, direi che per questa volta è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. In quel caso lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, andate subito nella sezione dei commenti a lasciarmi le vostre domande, se ne avete, in merito alla mia attrezzatura e a scrivermi come vi organizzate voi nei vostri trekking invernali. Ricordatevi sempre di dare un'occhiata ai video che vi lascio qui in schermata finale. Buona permanenza a tutti in zona rossa e ci vediamo prossimamente.